Cagnata che registro con te, io ho paura di Antonio, figlio. Hai paura? Ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo episodio della serie dei gadget particolari di Amazon. Devo dire qualcosa io? Sì. Qualcosa. Quest'oggi ho scelto come al solito 5 gadget che sono praticamente tutti dei mega gadget troll. Ma zio, ma fai, cioè... Troll, ma hanno tutti un senso. Sai che ho imparato a suonare Nuvole Bianche? Vai, suonamelo. Iniziamo dal gadget assolutamente più assurdo, ma forse anche più utile di quest'oggi. Non puoi indovinarlo, fra. Cioè, ti giuro, è la più grande cazzata del mondo. Allora, qua ci sono delle asole, è una cosa che appendi e poi tipo si incasta, secondo me. Quante volte ti è capitato di essere ad un incrocio, che nessuno ti lascia passare dall'incrocio, e poi arriva un dio che ti dice, ti fa i fari e ti fa passare, e allora tu ti godi la tua strada e vorresti ringraziarlo, allora fai così con la mano. Questo qua, bro, è un monitor che si mette dietro il parabrezza della macchina, che simula un thumb up, un pollice in su, per ringraziare tutti coloro che ti lasciano passare. Ma la cosa più assurda, zio, è che per funzionare deve essere tipo wireless figo. Cioè, capito? Tu tipo prendi questo pulsante e lui si attiva. Questo qua praticamente è il prodotto. Come vedete, questo qua si dovrebbe andare ad incastrare nelle bocchette dell'aria, e tutte le volte che noi andiamo a cliccare questo pulsante lui si dovrebbe illuminare, penso, di verde. Cerchiamo delle batterie e ci mettiamo all'opera. Quindi andiamo ad attaccare le ventose, oppure facciamo lo stesso lavoro con gli adesivi forniti nella confezione. E per installarlo andiamo ad aprire il portellone bagagli e semplicemente andiamo ad appiccicarlo, così poi dallo specchietto retrovisore non vediamo più niente. Bello? Perfetto. Quindi in teoria a questo punto, se io clicco il pulsante, lui si illumina effettivamente di verde. Questa è la cosa più inutile. Ma scusa, se tu devi ringraziare uno davanti, ne compri due, zio. Uno c'è scritto sopra davanti e dietro. Andiamo a simulare un vero scenario. Allora, scenario della vita reale. Come vedete, qua ci sono delle strisce pedonali e di qua c'è una macchina. La macchina procede, ma... Ah! No, dai, vai tu, non ti preoccupare. Dai, vai tu. Passa pure, non ti preoccupare. Grazie, eh. No, ma non funziona. Ah, ok. Grande, bro, non ha funzionato. L'hai cliccato dopo 10 secondi o sbaglio? Che cagata pazzesca. Che merda, non compratela. No, si è staccato, bro. Allora, c'è da dire che l'idea è originale. Non costa niente perché è plastica. Non so come comunichino, sinceramente. Però c'è questo delay che mi fa un po' girare il p***o. Cioè, se devo ringraziare una persona, la ringrazio subito. Se no, allora cambio le mie marce, faccio le mie robe e alzo la mano. Se fosse una roba del genere programmabile, che ci metti sopra le emoji che vuoi, sarebbe figo. Così tipo, non so, il camionista non ti lascia passare. E perché proprio un camionista? No. Passiamo al prossimo gadget. Per tutti questi gadget, link in descrizione per ogni cosa. Così potete non andare a comprarli. Esatto. Visto che andare avanti con questa serie diventa sempre più complicato, perché di gadget ce ne sono pochi per auto e moto validi, sono andato nella sezione best seller di Amazon, su sezione auto e moto. E mi è comparsa una roba, non so se funziona, ma è stramiga venduta veramente, tipo la top tra i top 5, che è questa rete, zio, apposta per controllare la sudorazione. C'è qui davanti l'immaginetta, no al sudore e no ai capelli elettrizzati. Ed è semplicemente sta roba qua di legno, non so cosa sia fatto. Vado. Da mettere all'interno del casco. Fatta di canapa. Oh zio, ma è stravenduta e straconsigliata, è valutata per tantissimo. Come sai, come hai visto tipo sulle legend, io sudo un botto sotto il casco. In teoria bisognerà inserirlo direttamente all'interno del casco. C'è scritto di posizionarlo. È universale per caschi jet e caschi... Ah beh sì, effettivamente, cioè ci sta dentro senza nessun tipo di problema, sì, e non si muove. Cioè, come lo senti? Sai che non lo sento. Non lo senti? È una buona cosa. Leggevo che alle persone calve dà un po' fastidio. Ma se questa cosa è per i capelli, zio, che cazzo...
Se fa un calvo di una roba di... Effettivamente, è una domanda lecita. In testa non dà fastidio, cioè non pensavo. E la logica è che non sei direttamente a contatto con l'imbottitura, ma hai dello spazio tra l'imbottitura, quindi evidentemente in quello spazio ti passa un po' di più l'aria e su di meno. È figa, raga, come cosa. Cioè, se funziona è veramente una figata. Provala. Io vi lascio il link in descrizione, visto che sta arrivando l'estate e non andate in giro senza casco. Ah, ma è velcrata pure! Certo. Bello! No, dai, è un bel prodotto questo, eh. E poi se non ti piace, lo puoi far diventare un cestino. Per il terzo gadget ci stiamo spingendo veramente all'estremo. Come sai, a tutti fa cagare avere gli specchietti originali sulla moto. Quindi tutti cosa fanno? O non usano gli specchietti, o usano gli specchiettini da mettere sul manubrio come i miei. È la prima volta che lo vedo anch'io, eh. Ti presento lo specchietto per mani. Non so come funzioni, bro. Illustraci il funzionamento, bro. Ivan si va a mettere su il polsino. In teoria apro questo. Ok. Faccio tipo la... No, vabbè, ma questa è una rivoluzione. Sì. E questo qua lo attacchi così? No, bro. Al posto che usare l'oro, io mi metto sul mio bel polsino. Vado a stringere il mio bel polsino. Vado a salire sulla mia moto. Vado a rendermi conto che non serve a... Ma niente. Devo ammettere che in realtà vedo, bro. Guarda che non è così una cazzata, eh. Sì, ma te non ti vergogni andare in giro con quella roba sulla mano? Cosa? Cosa? Oh sì, cioè nel senso sì, non andrei a un sabato sera con questo coso qui addosso per vedere dalla moto. Non compratelo. Trovate il link in descrizione. Il quarto prodotto è un prodotto veramente di buona fattura, di buona qualità, perché è di un'azienda molto nota. Non l'ho mai provato e sinceramente non capisco neanche l'utilità. Penso anche che tu me l'abbia consigliato su Instagram. Codesto è uno spray idrorepellente per l'auto. Sì, sì, sì. Tra l'altro, raga, è di Arexon, che so che lavora con qualche nostro collega, per cui se volete io ci sono, nella descrizione c'è l'indirizzo mail. Non è professionale. Sostanzialmente questo qua è uno spray che si va ad applicare sulla macchina e che dovrebbe rendere il parabrezza idrorepellente, in modo tale che proprio quando ci va a piovere sopra l'acqua va a scivolare via. Direi di andare a provarlo. Come prima cosa per applicare il prodotto andiamo a pulire ovviamente il parabrezza da tutto lo schifo che c'è. Così è come scivola l'acqua senza il prodotto. Vediamo come la scivola. Ok, scivola, ma come vedi rimane bagnato. Okay. Non so se si vede dalla videocamera, raga. La bella lavanderina che lavi fazzole. A questo punto, dunque, andiamo a spruzzare il prodotto molto bene e andiamo ad usare un panno per diffonderlo bene su tutta la superficie del parabrezza. E adesso facciamo il test vero e proprio. Proviamolo, bro. Attenzione, momento della verità. Bello, bro. Come vedete, raga, l'acqua va a scorrere via completamente. Ovviamente poi il senso del prodotto è che una volta che andate con la macchina c'è l'aria che va ad agire ovviamente sul parabrezza. Di conseguenza anche tutte queste goccioline che in questo momento rimangono qui se ne dovrebbero sparire. E non dovreste neanche utilizzare praticamente però... i tergicristalli. Che figo, zio, sembra di giocare col mercurio. Bisogna ammettere che questo prodotto era probabilmente tra i più fighi che abbiamo fatto vedere oggi. Sì. Detto questo, andiamo all'ultimo gadget, simile ad uno che ho portato in passato, ma più figo. Lui è un clacson per monopattini, biciclette e balde varie, ma funge anche d'allarme e con il movimento va a suonare. Si attacca tranquillamente sul manubrio dei vostri mezzi. E ho pensato di metterlo anche per la moto, perché i cinquantini, raga, come sapete, cioè non ce l'hanno il clacson praticamente. Suoni, va... Almeno questa cosa qua. Poco duro. Ho solamente un dubbio, ovvero che questo gommino qua sia troppo piccolo per le moto. Ma vada bene per il monopattino. Esatto. Tu vai a cliccare qui. Stai vai sfondando. A suonare il clacson, per cui ci sta. Ma adesso io voglio provare, non so assolutamente come funzioni la cosa dell'antifurto. Vai avanti e indietro. Ci sta, dai. Ovviamente, raga, se ve lo devo rubare, cioè fan così, ve l'ha rubato, però... Ci sta. Metterei un antifurto sull'antifurto per non farsi rubare l'antifurto. Un AirTag sull'antifurto. Ecco, lo scocci. Prodotto consigliato, anche per questo, link in descrizione. Allora. Aspetta che mi sta chiamando la mamma. Ciao, mamma, se mia voce saluta YouTube. Bastardi, chiamo da Reggio Emilia. Sono un assassino di meridionali. Quindi ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. In tal caso, come al solito, vi invito a lasciare tanti mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate il like. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video e... Adios. Yeah.